L'appunto del Sala Consilina affila le armi in vista dell'avvio di stagione 2010-2011 che le vedrà impegnate nel campionato di B1. Dopo essere approdate nella categoria superiore al fine di una stagione brillante che le ha viste protagoniste assolute del girone F di B2, le ragazze dell'appunto del sono ritornate al cospetto del riconfermato coach Peppe Iannarella per iniziare la preparazione atletica già proiettata verso il prossimo obiettivo, emergere nel girone D di B1 e scrollarsi di dosso in fretta la qualifica di matricola. Preferiamo quella di matricola terribile, ha fatto sapere prontamente infatti il vicepresidente della società salese Bruno Vocca, così che le altre 13 squadre del girone capiscano in fretta di che pasta siamo fatti. Un girone, quello che attende le signore della pallavolo, non certo facile, reso ostico tra l'altro dalle trasferte siciliane e sarde, ma al quale la società salese guarda con ottimismo. Sappiamo di poter fare bene e di non essere inferiori a nessun altro, continua il vicepresidente Vocca. Ci siamo mossi bene sul mercato, potenziando con nuovi ed eccellenti elementi la nostra rosa, che di sicuro daranno un contributo importante alla collaudata e vincente formazione dell'anno scorso. Inoltre, oltre al favoloso poker di acquisti che ci siamo garantiti finora sul mercato, abbiamo già in serbo altri due obiettivi che non mancheremo di centrare. A conti fatti, quindi, i tifosi biancorossi possono essere certi che sarà un'altra stagione calda quella che li attenderà nello scenario del Palapozzillo.